Verrò subito al punto, Mr. Wandel. Ecco, è meglio. La nostra organizzazione è l'unica esistente al mondo che sia specializzata in sosia. Sosia? E allora? Noi ricerchiamo, troviamo e convinciamo individui che sono simili in tutto e per tutto a coloro i quali ce ne facciano richiesta a collaborare con noi. Guardate. Questi sono i gioielli della nostra organizzazione. Incredibile. Ma vero? Questi sono i nostri grandi capolavori. La signora Thatcher. Il Papa. E questo non ha bisogno di presentazioni. Ah, a proposito. Il sosia del presidente era un mediocre attore di Hollywood. Brezhnev, Roosevelt, lo sapete? Noi mandammo i sosia di Roosevelt e di Churchill a Yalta. E i russi mandarono un falso Stalin senza che noi lo sapessimo. È questo che deve aver creato tutti quei casini laggiù. Erano tutti dei sosia perfetti. Sì, ma perché tutto questo? Per potersi trovare in due posti diversi nello stesso momento. Un piccolo passo verso l'ubiquità degli dèi. Ah, ecco. Ma dove li cercate questi sosia? Su tutta la faccia del pianeta Terra. E li convincete tutti col milione? Nel vostro caso, sì. Un momento. Vuol dire che da qualche parte del mondo c'è un poveraccio con una faccia come la sua? Ma sì, signor Vance. Anche uno con la sua. Ah, mi dispiace per lei, ma di Elliot Vance ce n'è uno solo. Ah, naturalmente il nome è un altro. Ma per quanto riguarda il resto, giudichi lei stesso. Hey, fatto dici? Ma se non sapessi di non essere io, direi proprio di essere io. Stessa eleganza, stesso stile. Ah. E adesso mi dica se questo non è lei, Mr. Wonder. Guarda qui, è incredibile. Beh, che ne dite? Sono loro che pagano. Per essere sostituiti 7 giorni in tutto e per tutto. E chi sono? 2 tra gli uomini più ricchi del mondo. 2 cugini. La dinastia alla quale appartengono rappresenta un autentico impero economico. Vivono in Brasile, a Rio. Ah. Conosce il Brasile? Nota per nota. Sono proprietari di piantagioni di caffè, di tabacco, allevamenti di bestiame per milioni di capi, miniere, cantieri navali, catene di alberghi, supermercati, banche e non so cos'altro ancora. Però deve essere duro tirare avanti così. Allora, posso contare su di voi? Conti, conti. E quando dovremo attaccare? Subito. Domani siamo attesi a Rio. Sta zitto, lascia parlare il capoccia. Ma dico, sei scemo, io non ho aperto bocca. Signori? Oh mio Dio. Che mi prenda un colpo. Porcaccia. I vostri commenti, signori? Devo riconoscere che l'aspetto esteriore è perfetto. Sei d'accordo, cugino? Decisamente. Magari un po' primitivo, non trevi? Mm-hmm. Gentlemen, vorrei presentarvi il signor Greg Wonder e il signor Elliot Vance. Salve. Mr. Wonder, le presento Antonio Coimbra della Coronia, Ia Svedo. Ciao, Tony. Tony. Mr. Vance, Bastiano Joao Coimbra della Coronia, Ia Svedo. Devo dire che ti trovo proprio in gran forma, Basti. Signori, visto che avremo diversi aspetti da chiarire, considerate le ovvie ragioni di riservatezza, mi sono permesso di allestire una piccola colazione nella sala del consiglio. Hai fatto bene.